Io credo che la verità è dentro quella storia, è dentro quel procedimento. Almeno 3-4 persone sanno un pezzo della verità che potrebbe definitivamente far crollare questo muro di omertà. Però capisco pure che hanno talmente paura di parlare, che capisco, comprendo, per certi versi non li capisco. Assenza di indizi e prove certe, con queste motivazioni, i giudici supremi, accogliendo le richieste del sostituto procuratore generale della Cassazione, hanno assolto Jessica Pulizzi. A distanza di 13 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, dunque nessun indagato, nessun imputato, nessun colpevole. Una vicenda iniziata a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004, terminata con una sentenza che, più di segnare un punto d'arrivo, riporta di fatto tutto al punto di partenza. 13 anni ora pesano inesorabilmente sulla possibilità di arrivare alla verità di questa storia, perché è chiaro che se nella scomparsa delle persone, dei bambini, già alle 24 ore, 48 ore sono a rischio, superate le quali è difficile riuscire a raggiungere l'obiettivo, ancor più immaginate questa distanza temporale di 13 anni, cosa vorrà dire per noi riprendere il bandolo della matassa. Noi abbiamo sempre un'attività molto attenta di verifiche di segnalazioni, un'attività attenta di verifiche degli atti stessi, alcuni dei quali magari devono essere rivisitati e rivisti, e questo lo stiamo facendo. Amaro il commento di Pieramaggio alla trasmissione Chi l'ha visto? Se non è stata Jessica Pulizzi a rapire mia figlia, allora ci sono dei ladri di bambini ancora in giro. Tutti adesso devono avere paura. La donna ha parlato di ennesima ingiustizia dagli investigatori pretendo di sapere dov'è mia figlia.